della sfida romantica tra Milan e Monza, come è finita? 4-1 per il Milan. E la sfida romantica l'ha vinta... Vabbè. Ah, non so, perché io ho visto... Allora, una squadra aveva la maglia rossa, l'altra... Verde. Grigia. Lautaro grigia. Per Barella, tutto solo Barella! Nicolo Barella! Inter in vantaggio al secondo minuto di gioco. Ottimo velo di Lautaro per Correa che va sul pallone, la palla sfila, arriva Barella in area di rigore, la difesa della Fiorentina si apre, Barella si trova solo davanti a Terracciano, perde l'equilibrio ma riesce a toccare il pallone sotto, supera il portiere della Fiorentina, 1-0 per l'Inter, Nicola Barella, 1 minuto e 30 è passato, Inter in vantaggio, Nicola Barella, rivediamo il velo di Lautaro per Correa, il tocco ancora di Correa per Lautaro, rimpallo favorevole, grande palla di Lautaro per Barella e poi Barella sta cadendo ma riesce a toccare la palla sotto sull'uscita di Terracciano e a batterlo sul palo alla sua destra, 1-0 per l'Inter. Dai ragazzi, dai! Filippo spiega, si va incontro la palla. Ho ragione, Becca. Cavolo. Di solito lo insegna dagli esordienti in avanti, lo insegna. Anche prima, anche più piccolo. No, attenzione, break dell'Inter, centrocampo, 2-2, Correa si sovrappone, palla per Lautaro, limite dell'area di rigore, Lautaro va a puntare l'avversario, Lautaro palla sul sinistro, Lautaro! Lautaro prende palla, taglio di Correa, tiene il pallone Lautaro, punta l'avversario, finta, poi palla sul sinistro, incrociato vicino al palo, 2-0 per l'Inter. Com'è? Così. Però. Ma sai due mesi fa cosa dicevo di Lautaro? Era in palo. Vabbè, dai, andiamo avanti, 2-0 Inter dopo un quarto d'ora, la Fiorentina ha sì reagito, però come dicevamo si è fatta trovare ancora una volta scoperta, però ragazzi... Che gol, Danilo? Ah, che gol di Lautaro? Grande giocatore. Lui è veramente un giocatore non più di grande prospettiva, ma già adesso si può dire che è un grande giocatore. Ha dato una palla gol che mi sembrava una palla di Beccato, e poi ha fatto il gol del 2-0. Sai, Danilo, non è un problema perché tutti vorrebbero avere. Cioè, lui va a manetta, Giacomo, va a manetta. Anche quando è a casa che va in bagno, va a manetta. Il cur. E poi c'ha quei momenti, sai, che noi analizzavamo 20 giorni che fa fatica fisicamente. Questo è un grande giocatore, forse dovrebbe gestirsi un attimino perché va sempre Becca, a manetta. Posso trovare una cosa nella fase difensiva della Fiorentina? Erano in tre, ha fatto un grande gol perché comunque ha fatto uno slalom bellissimo. Però erano in tre. Uno si è girato di schiena e tu lo sai che girarti di schiena un difensore vuol dire essere saltato sicuramente. Gli altri due hanno guardato... E lui è andato dentro tipo Tony quando faceva i paletti. Giacomo, no, è stato bravo. Però i difensori, ma questo qua lo dice anche l'allenatore, comunque in fase difensiva la Fiorentina lascia un po' a desiderare. Appunto, però lì si vede La Fiorentina è questa, ragazzi, non dobbiamo mica sorprendere. No, è una squadra, mi consentite l'aggettivo, inaffidabile, non sai mai cosa ti dà e cosa ti prende. Ha detto giusto Marcello prima, è una squadra che davanti sbaglia troppo e poi si fa castigare. Perché ha avuto due occasioni da gol importanti come l'anno scorso, lo dice anche il suo allenatore. Però difensori, l'anno scorso la Fiorentina ha fatto un campionato pazzesco. L'anno scorso ma sono questi, Però sto dicendo che a volte si sottovaluta. Capisco quello che intendevi dire tu, perché ai tempi nostri andavi e quindi però qua subentra anche la soggezione. I due difensori della Fiorentina, secondo me, avevano anche paura di andarlo a affrontare e gli ha permesso. No, ma poi adesso comunque se sei abile, Becca, tu lo sai, tu avevi la marcatura e il raddoppio, o forse anche triplicato, no? Perché all'epoca usava così. Adesso però, giochi spesso uno contro uno. Però se c'hai paura stai a tre metri, quindi c'è anche... Quando uno mette soggezione il difensore dice se vado che mi salta. Ma poi quella lì è la zona rossa, perciò se entri e non prendi la palla e sbagli il tempo puoi fare rigore, puoi fare punizione dal limite. Però ha più merito di Lautaro. No, ha fatto bene, fatto benissimo. Sono Evaristo, qualcosa di bello ho già visto. Mi sembra giusto. Due minuti in linea alla regia, 18 di gioco, partita già indirizzata per l'Inter che adesso deve continuare assolutamente a spingere e non dare l'opportunità di rientrare alla Fiorentina. Due minuti, siamo di nuovo insieme. Di sinistra, porta la palla in orizzontale, allarga per Biraghi, lato corto dell'area, arriva il cross col sinistro, in mezzo! Ci perdiamo Bonaventura che va alla deviazione, fuori alla sinistra di Onana. Si fa male Bonaventura che chiede un fallo. Rivediamo, però anche qua Mkhitaryan si guarda le spalle, però non vede arrivare Bonaventura.
che colpisce il pallone. Urca, questo è rigore, ragazzi. Urca, brutto fallo di Marco. Questo è rigore. Fallo di Marco, ma è anche un fallo questo da rosso. Questo è rigore, questo. E occhio al colore del cartellino, perché Di Marco non entra, non entra bene. Mamma mia, che ritardo, ragazzi. Mi sono sbilanciato forse un po' troppo, però secondo me era non lo so se conta se la palla è già fuori o no. No, non credo. No, Filippi, no. C'è rigore, checking. No, lui comunque arriva in ritardo perché Mkhitaryan si addormenta. Al VAR, c'è se vanno al VAR è rigore tutta la vita, certo. E attenzione, è il colore del cartellino, perché l'intervento di Di Marco è un intervento molto pericoloso. Ma Di Marco in fase difensiva non esiste. Ci ricordiamo di Bologna-Inter? No, la palla poi non era ancora uscita. Se c'è un genio che lo mette su uno alto 1,90. Sul rigore credo che ci siano veramente pochi dubbi. Bisogna capire se è accompagnato da un giallo, perché almeno il giallo credo che sia quasi scontato. Per un'entrata così che può spaccare, è brutto. Guarda che brutto. No, posso dire, ragazzi. Cambio, Francesco. Lo cambio dal giallo, metto rosso. Ragazzi, qui rischia di essere rigore rosso. Questo, Beh, anche secondo me. Brutto. Rigore. Calcio di rigore. Non si è accorto che Di Marco è dietro di lui. Quindi su rigore, non ci sono dubbi. Occhio al colore del cartellino per Di Marco, ragazzi. Vedo che passano le mie osservazioni. Di Marco è uno, non esiste in fase offensiva. Di Marco va bene per fare dei cross o dei calci d'angolo. Adesso ci ricordiamo di Bologna-Inter quando lo mise su Arnautovic? No, ma il cartellino non c'è, fagli fare un altro, il solito giochino sulla riga e la butta in mezzo. No, ma come fai a mettere una gamba d'Italia? No, lui ha visto che si è fermato un compagno, ha cercato di rimediare. Sì, ma Cabral. Però fuori tempo. Ormai non devi più mettere la gamba. Però secondo me c'è andata bene che c'è il rigore. Ma non c'è neanche il giallo? No, ma non neanche è il cartellino. Aspetta, vediamo. Ormai fa tirare. No, ma l'ho vista ieri sera, lo para Onana. Ah, va bene, scusa, ma Cabral, non l'ho capito io. 32 di gioco. No, non c'è nessun cartellino. Beh, ma è impossibile che non gli abbia dato almeno. Non c'è il cartellino, come non c'è stato a Lecce quando ci hanno quasi ammazzato Barella. Diciamolo. Tutto pronto, Cabral contro Onana. Puoi sempre fare sempre i soliti. Cabral contro Onana. Aspetta, Marcello, vai. E Cabral col destro gol. Spiazzato Onana, la Fiorentina la riapre. 2-1. Il gol di Cabral spiazza Onana, 2-1 Fiorentina al minuto 33esimo, rigore sacrosanto, assolutamente netto. Mi stupisco e non poco che non ci sia neanche un cartellino giallo, per Di Marco, mi sembra onestamente. O non vedi niente e vai via, ma nell'attimo che vai al VAR. Incredibile, ma come fa? Magari ce lo siamo persi noi soltanto come grafica, non abbiamo visto il momento in cui gliel'ha dato, però se glielo dava rosso, però vale per tutte le squadre quando vai con la suola a riposo per 3-4 mesi e quando si rimette un po' in carreggiata lo richiami. Questo rigore lì che ha preso l'Inter adesso ha preso anche dei gol quest'anno, sempre su una non chiusura, su una palla della parte opposta. Chi deve fare la diagonale arriva sempre in ritardo, che può essere Di Marco, può essere qualsiasi, però, D'Ambrosio, Darmian. Però Danilo l'ha sottolineato, no? Di Marco secondo me sta facendo molto bene da metà campo in su, in fase difensiva. Ho capito, ma te pensa che tante volte Inzaghi lo fa giocare il terzo di difesa? No, a parte quello, io prima ho detto non ha le caratteristiche per giocare lì, però prima è venuto un cross e ha rischiato, adesso è venuto rigore e ha preso rigore. Sì. 2 minuti. Filippo segna la Fiorentina, Iconè scoperta Marmellata. All'Inter con Darmian che prende la palla sulla tre quarti, va in orizzonte, in verticale, taglia il campo, sbaglia il passaggio al limite dell'area, lancio lungo dall'altra parte la Fiorentina, Iconè prende la palla sulla tre quarti di destra, entra in area di rigore, si sposta la palla sul sinistro, poi fa un gol assolutamente incredibile, però noi scoperti con un lancio lungo, scopertissimi. Però Iconè fa un gol assurdo, cioè in mezzo a due si sposta la palla sul sinistro, incrocio dei pali, gol veramente pregevolissimo, grande sinistro, Becca, tu che di sinistri te ne intendi, tocca appena la traversa vicino all'incrocio dei pali, gol meraviglioso. Lì ormai è tardi, sto vedendo da dietro gol
lì ormai era tardi, perché uno che ha un bel piedino te la fa girare, ha fatto un grandissimo gol, però a monte c'è stata ancora una grande leggerezza che non puoi dare quel pezzo di campo lì a uno bravo tecnicamente e veloce. E poi della serie difesa della categoria pastafrolla. Della serie che tutti è entrato Dzeko. Tutti a guardare. Attenzione, ancora la Fiorentina. Okay. Chiude Çalhanoğlu. Ragazzi, però dobbiamo recuperare la pubblicità. Ha pareggiato la Fiorentina. Grandissimo gol di Ikone. È entrato Dzeko. Ecco, no. Questa mi sembra la miglior notizia del momento, Filippo. Sì, è entrato Dzeko, però secondo me troppo tardi. Nel senso che bisogna accorgersene prima. Ora gran lancio di Di Marco per Lautaro. Lautaro supera Terracciano, ma sbaglia tutto. Sbaglia tutto. Recupera palla. Siamo ancora con la palla viva in aria. Cross in mezzo su Martinez. No, guarda. No. Qua era fuori gioco, però, di Lautaro. Era fuori gioco. Ah, quindi sì, l'ha lasciato andare. Azione vana. Era fuori gioco. Sì, gli ha fatto fare lo stop, il tiro in porta, il dribbling, il passaggio in mezzo e poi ha fischiato fuori gioco, che comunque c'era. Tanto vediamo Correa che è uscito ed è entrato Dzeko, bisognava toglierlo un po' prima. Voto a Correa? Ma 2-1, non lo so. Abbiamo giocato in 10 un'ora. Se vuoi essere generoso, state giocando all'otto. Questo giocatore è davvero un caso, perché adesso al di là di tutti non è che fosse Pelé quando era nella Lazio, però qualche partita era importante e la decideva, io me le ricordo. A noi ci ha fatto un paio di scopole in Coppa Italia. Correa giocatore decisivo, ragazzi, non me lo ricordo. Col Milan ci ha buttato fuori dalla Coppa Italia. Lui non un altro. Sì, ma è molto discontinuo. Appunto, ma qui però è discontinuo, non è neanche discontinuo. Ha fatto anche qua dei gol importanti, no? È vero che ha fatto anche la Juventus. Qui è inesistente. Il problema è che lui è discontinuo. No. Cioè, quel mese in cui gli riesce tutto e poi 2 mesi non fa niente. Sì, comunque ragazzi, noi ci siamo riallungati un'altra volta, Noi, a parte che ormai quanti gol abbiamo preso in campionato? Sarà il 16esimo? 16 gol in campionato presi in 10 giornate. Adesso vado un po' a memoria nell'emozione. Adesso te lo provo a verificare al volo. Cioè, prendiamo gol, praticamente ogni volta che si avvicinano all'area di rigore noi dobbiamo farci il segno della croce. Poi vabbè, questo prende pure il 7, vabbè. Però anche 2 gol oggi, ci allunghiamo, perdiamo i riferimenti, anche adesso ci siamo allungati tantissimo e loro sono veloci, lo sappiamo, hanno Ikone, hanno Kouame, sono giocatori molto veloci. Ragazzi, noi non dobbiamo cercare di capire che ci vuole anche velocità, il giocatore veloce ci vuole, tecnico veloce, non ce l'abbiamo, c'è niente da fare. Però secondo me, Filippo, sul gol è stato bravo il giocatore, però la difesa non ha accorciato lì nell'area di rigore, devi accorciare di più. Poi lui l'ha messa all'incrocio, però gli hai dato la possibilità di calciare nell'area piccola, ha rinculato 20 metri. No, poi lui è stato bravo Becker perché l'ha messo all'incrocio. No, è che questa partita si era messa nel migliore dei modi, fai gol appunto immediatamente, poi può essere Filippo 20 gol fatti, 16 subiti? Sì, 16 penso, sono abbastanza sicuro. Credo che Dzeko di là, a Gose, Dzeko, Lautaro, salta, rigore. Gol! Lautaro Martinez! El Toro spiazza Terracciano! 3-2 per l'Inter a Firenze! E l'Inter si riporta in vantaggio con il gol di Lautaro Martinez. 2 gol e un assist per l'argentino. Inter che risale a quota 21. Il fallo da rigore del portiere della Viola, Terracciano, dato con il VAR, ricordiamolo. Ah, guarda, adesso rivediamo il fuorigioco che non c'è perché lo tiene in gioco Amrabat. Io ero convinto fosse fuorigioco. No, Fili, si vedeva sì. Allora, se c'era per poco. Hai visto? No, Giacomo me l'ha detto subito, guarda che secondo me non è fuorigioco. Io ero abbastanza convinto del contrario. Perché guardavamo invece la parte superiore, dovevamo guardare i giù piedi. C'era il piede, sì, c'era il piede. Velocità normale, come fai a vedere? Sì. Io ho visto il corpo davanti e ho detto vabbè. Comunque fuori se non c'è Fili, se non c'è il fermo immagine non vedi qua. Infatti l'ha fatto adesso e si vede proprio. Infatti l'arbitro aveva fischiato fuorigioco perché era stato il segnaline a dargli il fuorigioco. È stato bravo il segnaline. È stato bravo perché non era facile questo. Adesso però bisogna rimanere concentrati perché è stato bravo. Barella aveva dato il fuorigioco. Cos'è sta palla? Ha detto che c'era fuorigioco. Avevo capito. Dai, Ciala, dove vai? Non ci arrivi, fatica sprecata. No, che rimane. Fatica fallo sprecata, Ciala. Con Biraghi che va a terra e adesso piange ste bimbo. Che tenero.
Purtroppo c'è il bambino che piange. Fate piangere i bambini. Ma lo sapevo. Ma fare Gianni, piangere i bambini. Gianni, i bambini non si possono far piangere. È dell'Inter. Piange perché sì, dall'emozione. Per piange. Piange dalla gioia. Piange dalla gioia. Con la, no, con la bandiera, con la sciarpa viola è dell'Inter. È dell'Inter. Un po' di sensibilità azzurra. Non ve la perdono questa che fate piangere i bambini. Ma un po' di sensibilità. Ve l'avevo detto, fuori Correa, dentro, vinta la partita. È vero, no, ma è vero, no, vinta non lo so, ma sicuramente quando riparti l'azione cambia, perché hai un giocatore che sa tenere la palla tra i piedi. Sì, che se... L'Inter giocava in 10 da un'ora, Danilo, quasi. Danilo, sai cos'è? Che Correa lo sai che la piglia, però mi deve fare qualche colpo e fare la differenza. Beh, certo. Invece in questo momento se no, non ti serve, non se no fai inutile, colpi. Se no è inutile. 76 di gioco, un quarto d'ora al 90esimo, rimane a terra Kwame. Per uno scontro con Skriniar. Anche qua, ma è bello. Insomma, vabbè. Intanto rivediamo questo. Cosa succede qua? Cos'è questa cosa qua? Kwame? Ah, questo è il gol di Kone. Guarda. Un lancio comunque fantastico di Kwame. Troppa libertà per Kone. Poi l'Inter riesce a rientrare, a chiudere. Lancio. Però Kone è già entrato in area di rigore. Poi Kone fa un gol strepitoso. Non può partire il tiro lui. Fa un il portiere non può vedere, Onana non può vedere. No, l'esecuzione è perfetta, però non so, mi sono fissato che mi sembrava piccolino. No, no, da lì secondo me ha fatto un 1-2, ma talmente veloce che il portiere non ci può fare niente, secondo me. Possibile. Fallo laterale, zona difensiva per la Fiorentina, se ne incarica Biraghi, sinistra, lancio lungo. Alto, Skriniar sbaglia il tempo, poi Çalhanoğlu rimette un pallone molto alto, Barella perde il contrasto con Biraghi che anticipa, poi palla che arriva a metà campo, attenzione che siamo scoperti, il lancio di Kwame a cercare Jovic, De Vrij in anticipo. Bravo. Buona la chiusura in scivolata, palla laterale per la Fiorentina, mamma mia sui lanci lunghi come andiamo in crisi, ancora Ikone per Amrabat, palla sul destro per il cross, arriva il cross in mezzo, Skriniar di testa mette fuori, vediamo se Dzeko la recupera, no, viene anticipato da Martinez quarta, ancora Dodò tre quarti di destra, pallone all'indietro per Martinez quarta, che allarga per Biraghi, continua il forcing la Fiorentina, noi dietro però, dietro ma lasciamo spazi, ora ancora Ikone, uno contro uno con Skriniar, va fino in fondo, tiro cross in mezzo, palla che arriva in area, spaziamo, troppo spazio gli diamo ragazzi, chiudiamoci un po' di più, gli stiamo dando troppo spazio alla Fiorentina nell'uno contro uno, dai! Dentro Dumfries era 10 metri avanti, no, rispetto a Skriniar. È la classica condizione, questo devi mettere l'autobus sempre, davanti alla porta, come diceva Mourinho. Per terra. Kwame, calcio di punizione troppo, per la Fiorentina. Tre quarti di sinistra, sul pallone il solito Biraghi, allora, col mancino. Noi ci chiudiamo e ci schiacciamo in area, però tra Skriniar che tiene, attenzione, già battuto, Amrabat, arriva il cross sul secondo palo, mette fuori De Vrij, vediamo Barella di petto, ma ancora Fiorentina che recupera palla, Dodò sbaglia il lancio, non ce ne accorgiamo perché la palla va addosso a Amrabat, noi eravamo girati, ancora Dodò, tocca per Bonaventura che ha spazio per avanzare, alza la testa. Ancora Bonaventura va a puntare Çalhanoğlu, lasciato solo nell'uno contro uno, saltato, poi c'è il pallone in mezzo, attenzione Martinez quarta, rimpallo che favorisce l'Inter, troppo in sofferenza, troppo schiacciati dietro, troppo nell'uno contro uno, stiamo dando troppo spazio alla Fiorentina che qua con il cross di Kwame, bravissimo De Vrij, poi un rimpallo ci favorisce e Skriniar spazza, ma siamo troppo indietro e il centrocampo troppo avanti rispetto alla difesa, cioè attenzione ora che Milenkovic sbaglia il retropassaggio, la tira addosso a Dzeko, è fortunato il difensore della Fiorentina a guadagnare un fallo laterale, stava per combinare il pasticcio, ancora Milenkovic, ancora combina il pasticcio, questa volta recupera Dzeko, subisce un fallo da Milenkovic che colpisce in falla al bosniaco, cartellino giallo anche per Milenkovic e punizione per l'Inter. Punizioni ci saranno? Ma soprattutto anche Danilo è stato ammonito. Hai notato la differenza, Becca, tra Dzeko e Correa? L'ho notata appena entrato, che ha preso tre palloni, l'ha stoppata, l'ha girata e faceva salire la squadra. Assist, no, l'assist per il rigore l'ha dato lui. Cioè, è cambiato. Le ripartenze dell'Inter sono cambiate da così. Però a così. Hanno caratteristiche diverse. No, la prestazione Dzeko sappiamo quello che ti dà, purtroppo gli anni. Però magari passano. 90 minuti. Però fa Correa, chiamatelo. Se non me la piglia 40-50 minuti, io mi aspetto che mi faccia due colpi che mi risolva il problema. Dalla destra, arriva il cross in mezzo, mette fuori la difesa Fiorentina, attenzione, Çalhanoğlu recupera,
pallone all'indietro, Barellino prova il lancio per Ciala, è buono, può provare il cross Ciala, Ciala arriva il cross a rimorchio, mette fuori la difesa della Fiorentina, ancora Mkhitaryan, attenzione a non perderla lì Miki, va a terra Miki, non c'è fallo, Amrabat va a terra anche lui, non c'è fallo, invece sì, fallo dell'armeno, calcio di punizione per la Fiorentina, zona difensiva di sinistra, 10 minuti dalla fine. Poi Baracca, Iconè, muro giallo! Ancora, poi la Fiorentina in possesso, Terzic, palla sul sinistro, siamo sulla tre quarti centrale, Bonaventura all'indietro, allarga sulla destra, madonna ragazzi, mamma mia che sofferenza atroce, ancora Iconè, Consens non riesce a tenerlo, cross in mezzo, Bellanova di testa mette fuori, la recupera ancora la Fiorentina sulla sinistra, ancora con Terzic, può andare fino in fondo, finta il cross, arriva il cross, Bellanova va a chiudere in corner. 89 minuti, 15 secondi, corner dalla sinistra, ci va Terzic, tutto pronto per il cross del numero 15 della Fiorentina col mancino, tanto Valeri dice che controlla in mezzo all'area, le spinte, aspetta, sì, parte Terzic, arriva il cross lunghissimo sul secondo palo, colpo in testa di Milenkovic, gol! Ma come si fa? Jovic, ogni palla in mezzo è un disastro. Come si fa? Ha pareggiato Jovic al 90esimo minuto. 90esimo, quasi spaccato, pareggio della Fiorentina con Luka Jovic. E qui giustamente c'è da che ridire sull'assetto difensivo dell'Inter. Ogni palla in mezzo, ha ragione Filippo, Becca. È un disastro. Non ho sentito citare una volta nome e cognome Simone Inzaghi. E che c'è? Finisce così, va esonerato. Basta! È l'ultima prova che lui non è adeguato a allenare l'Inter. Questo fa un gran gol, però. Lo capite o no? Non è adeguato, è inadeguato al ruolo di allenatore dell'Inter. Ma è ancora. Beh, Jovic fa un gol bellissimo, bisogna riconoscerglielo. Sì, però ho capito che fa un gol bello e bravissimo. Ma è possibile che ogni volta che la palla è in mezzo all'area non la prendiamo noi? La prendono sempre gli altri la prendono la palla. Non c'è mai uno di testa che arriva, pum, ti libero io l'area. La prendono sempre gli altri, ma noi prendiamo tre gol a partita, ragazzi. Dai, su! Il problema è che ha fatto un gran gol, secondo me. Però ci sta il colpo di testa di, non so se è stato Milenkovic, però alla fine, esatto, sul colpo di testa di Milenkovic, tu fai arrivare la palla a Jovic così. Sì, ma chi c'era lì? Quello che hai nominato tu? Dumfries. Allora, no, ma non puoi. E poi mi fa il gol in rovesciata, va bene, ma vai. Oltretutto c'hai anche dei giocatori che in area di rigore sono dei marcatori bravi. Vuol dire Mkhitaryan, che in area Mkhitaryan! Buca la palla. No, ma non ci credo. Cosa ha fatto? Si è girato e l'ha ciccata. La ciccata, dicono. Ma è capottato. Ha fatto una roba. Sì, no, mi incazzo, sì. Vabbè, due punti persi. Che io non faccio così, eh. 92 di gioco. Credo che si andrà almeno al 96, perché io ho visto riprendere il gioco dopo il gol che era quasi 91, ne ha dati 5 ma si va a 96. Ma sai che credo. Se faccio fatica, cioè far tre gol in trasferta su un campo difficile a Firenze e esce a 3-3. Ecco, però posso dirti, io capisco quello che sta dicendo Filippo, perché tu hai tre giocatori, specialmente i tre centrali, dove sotto l'aspetto fisico e di testa sono, non dico imbattibile, ma quasi. Tu ogni volta che arriva una palla in area di rigore rischi sempre. Allora, c'è qualcosa che non funziona, perché o non fai la marcatura o sei disattento e così poi ti crea problemi. No, ma lì basta le cose basilari. Cioè, io quando ho visto il replay lì, che vedo un mio giocatore che arriva a 3 metri, si ferma, ma vai! Cioè, l'abbiamo capito noi che questo cercava la rovesciata, ma vai a impattare, perché devi stare a 2 metri? Beh, ma anche perché io credo che poi, arrivati al 90esimo, l'attenzione ti si debba moltiplicare. No, è uno che era in panchina, è entrato, siccome peggio poi, ancora. Poi bisogna chiedersi perché è finito in panchina, quindi c'è un discorso un po' tra più. Tra l'altro Dumfries aveva anche il braccio largo, ha rischiato anche di fare rigore. Ne è passato a 1 centimetro. Sì, è vero. Ha rischiato all'Inter, tre quarti di sinistra, Mkhitaryan prova ad andare via Iconè. Mkhitaryan che poco fa ha avuto una grande occasione, arriva al cross di Mkhitaryan sulle braccia e sulle mani
di Terracciano che va a prendere il pallone, lo blocca, 1:40 alla fine della partita, altri 3 gol presi. Finisse così sarebbe il secondo 3 pari nel giro di poco, dopo quello di Barcellona, sì, e anche quello di Firenze. A Barcellona stati d'animo diversi, l'Atene è andato via con la possibilità di vincerla e con l'occasione, e qui con la Sì. Francesco, 2-0, una grande squadra. Però non mi è piaciuto l'atteggiamento nel momento in cui è andato in vantaggio nel primo tempo di 2 gol, l'atteggiamento subito dopo, infatti la Fiorentina ha pareggiato, è andato in vantaggio di nuovo, l'atteggiamento tutti nella propria area di rigore. Cioè, questo è un atteggiamento di paura, secondo me. Sì, sì. Credo, credo. Io parlo da esterno. Però nell'atteggiamento dal primo... Cioè, una squadra come quello, il discorso, sì, con poca personalità... Secondo me in certi momenti siamo fragili. E quindi non hai quella... No, te sei andato in vantaggio 3 volte, Sì, esatto. Una volta 1-0, 2-0, 3-2. Allora, tutte le volte, se guardi la partita, e io poi sentendo anche Filippo, comunque quello che sta dicendo, penso che sia d'accordo, l'Inter tira i remi in barca, tu vai in vantaggio e giochi fuori dalla tua area di rigore. No, in più non c'è l'attenzione, non la sanno gestire. E diventa un problema così. Cioè, non la me... sanno gestire, perché sul 2-0 puoi gestirla la partita. No, ma proprio come atteggiamento, Marcello. Attenzione, attenzione all'Inter, ultima occasione, Dzeko manda nello spazio, vai. Barella, Barella in area di rigore, palla per Gosens, gol! Senza scappa! Gol! 4-3! 4-3! No, ma non ci credo che cosa. 4-3! Incredibile finale a Firenze, vince al 96esimo con Mkhitaryan. Cioè, il difensore l'ha rinviata. L'ha rinviata su Mkhitaryan. No, non ho sentito la musica, scusate. Non l'ho sentita. È strano proprio. È una roba. Incredibile. Quello che non era riuscito a Barcellona riesce stavolta a Firenze. È incredibile. 96esimo, ultima azione della partita. L'Inter la vince allo scadere. Mamma mia. Clamorosa. Vedi, prima aveva tirato di Barella. Prima aveva tirato Barella. Dai, dai. No, ma non ci posso credere. Guarda qua. Sì, è arrivato, no, è il terzino, è arrivato. Gliela tira addosso. Mamma mia. Chi è questo qui, scusa? Venuti. Quello lì che non l'ha buttata via, chi è? Venuti dal cielo. Voleva buttarla via, ma l'ha tirata addosso a Mkhitaryan. Venuti dal cielo. No, voleva Che poi lui sta correndo, quindi non si accorge neanche di colpirlo. È stato bravo perché... Cioè, ha fatto la sponda. E questa è la vittoria della svolta, Becca. Senti cosa ti dico, per voi dell'Inter. Questa l'ho già sentita. Quando? Dopo Barcellona. Allora Inzaghi è sempre da mandare via? No, lui l'ha detto. No, dico ancora da mandare via Danilo. Perché secondo te una roba così salva anche, l'allenatore? No? Beh, sono 4-3 punti importanti questi. Però, ma Danilo, sì, ma Leminga Bon cosa c'entra? So poteva vincere punti. Anche 6-0, Leminga Bon da sempre. Vai, ma non è ancora finita, scusa. No, può succedere di tutto, Ma è finita, era il 95esimo. Direi che possa bastare così per stasera. Ma io non ce la faccio, ragazzi, era il 95esimo, su... Della nuova, prova ad andare via sulla destra. Vai, saltali tutti lì. Lancio lungo, ecco, scavalcare centrocampo. No, ma scusa, ma perché sta dando i minuti di recupero ma poi ancora? Palla per Mkhitaryan, a tu per tu col portiere, Mkhitaryan! Fermato, poi commette fallo. Rigore, calcio di punizione. E abbiamo segnato al 95esimo, cioè, la partita era finita, perché siamo al 98esimo? Perché siamo al 98esimo? La partita era finita, abbiamo segnato all'ultimo secondo. Perché siamo al 98esimo? Attenzione la Fiorentina. Oh, fischia. No, vabbè, ma ragazzi, adesso non esageriamo. Dumfries. Fischia. Dumfries. Ancora. Corner. Finita. Finita. 4-3 per noi al Franchi. 4-3. Ce la caviamo. Dai, ragazzi, dai, dai. Madonna. Dai, dai. 4-3 a Firenze con il gol al 95esimo di Mkhitaryan. La palla gli viene tirata addosso e lui segna il gol del 4-3.
Credo il gol meno voluto della sua carriera, forse uno dei più importanti. Era uno schema, Filippo. Era uno schema, dici? Sì, era uno preparato... schema. Va bene, va bene. Mamma che emozioni, ragazzi! 7 gol al Franchi. In una girandola davvero di emozioni pazzesche. 2-0 Inter, 2-2, 3-2 Inter, 3-3 al 90esimo e al 96esimo Mkhitaryan, in maniera veramente incredibile, vittoria preziosa. Avete visto la classifica, la possiamo anche rivedere. Vediamola. Perché sono tre punti veramente molto molto importanti che permettono all'Inter di restare a quota 21, di salire anzi a quota 21, di scrollarsi ancora di dosso la Juventus, che resta a 19 nonostante la vittoria di ieri. Animi tesissimi, ovviamente nervi super tesi tra italiano, giocatori della Fiorentina e giocatori dell'Inter. È un po' normale quando succede questo in una partita tanto tesa, è normale, insomma, decisa al 96esimo. Fiorentina Gianni, che un sorrisino, 10. Dai, un sorrisino. Oh, ma eri tu che eri, io sono tranquillo, ero già tranquillo dalle 8, io la mia parte l'ho fatta oggi. Era scontato per te? No, scontato no, era una partita aperta, ho detto. Ma voglio dire, eri tu che mi parevi molto critico nei confronti dell'allenatore, o perché secondo me secondo te la mia critica nei confronti dell'allenatore dell'Inter cambia dopo questa partita? No, anche se vinceva 7-0 non cambiava. Vinto, tu dicevi, eri critico, questa sera invece ha vinto, non me ne frega che niente. Colpi ha stasera Inzaghi? Ribadisco no, che per me l'allenatore dell'Inter non è non è adeguato a allenare l'Inter. Questo a prescindere dalla partita stasera. A prescindere. Ah, beh, certo, a prescindere niente. Da tutto. Ragazzi, calma, la partita è finita. Comunque è ufficiale. Calma. Dice calma, quello ha tirato una scarpa che a momenti ti arriva in testa, non lo so. Ma no, comunque è ufficiale. Calma, capisco. No, dico calma, adesso calmiamoci perché la partita è finita. È ufficiale, io ho fatto 3 stiramenti, ne avrò per un mese. No, ragazzi. Va bene. Dai, 2 minuti lì nella regia e poi i commenti di questo incredibile Fiorentina-Inter. Bellissimo. Non voglio vedere un down. 7 gol, ci siamo divertiti. Faccio gli appendavo. Si dice sempre. Abbiamo visto italiano lasciare il campo molto nervoso, lui e gli altri giocatori della Fiorentina. Ci sono stati un po' di battibecchi tra giocatori dell'Inter e giocatori della Fiorentina, qualcuno invece ha salutato gli avversari. L'ultimo sforzo della serata, Filippo, te lo chiedo nel fare gli up and down, poi ti lascio in pace. Giù. Vai. Se ho la voce, se riesco a trovare la voce. A gesti, non so. Dacci. Allora, up, Mkhitaryan. Mkhitaryan, ok. Perché lui è lì quando gliela tirano addosso. Quindi direi che è il simbolo della vittoria, un grandissimo colpo di fortuna. Quindi 10, Mkhitaryan. Ah, ho capito perché quelli della Fiorentina si arrabbiano per l'intervento di Dzeko su Milenkovic. Adesso non avevo capito da dove nascesse tutto questo nervosismo, a parte l'aver perso il 96esimo. Vabbè, ma scusa, ce l'hanno per questo intervento di Dzeko, che si libera così, cioè con un braccio, un gomito largo su Milenkovic. Vabbè. Qui si lamentano, gli sta tenendo anche la maglia, per la verità, però non so, poi mi direte voi se è passibile o no di farlo. Intanto facciamo finire Filippo. 10 Mkhitaryan. Mkhitaryan 10. Barella 7.5 perché fa gol dall'assist finale. Quindi comunque è sempre nel vivo del gioco quando l'Inter fa le cose importanti, almeno davanti, almeno quando si parla di fase offensiva. E poi devo mettere Lautaro, perché Lautaro è stato strepitoso, 2 gol e un assist, 8. E avrei messo anche Dzeko, perché Dzeko davanti ha cambiato la partita. Certo. E noi abbiamo giocato per un'ora in 10, entra Dzeko, lascia perdere la fase difensiva dove lui non può fare quasi niente se non andare a aiutare nei calci piazzati, ma in fase offensiva, e quando la Fiorentina era scoperta e noi si ripartiva, Dzeko è stato decisivo. E tra l'altro ha iniziato lui l'azione che poi porta al gol decisivo. Intanto rivediamo, Venuti è sfigato però, è sfortunato, perché era lo stesso che aveva fatto quell'autogol famoso. È vero. Che aveva fatto è proprio sfortunato, poverino. Comunque, per quanto riguarda i down, Giacomo mi ha detto che non posso mettere giù nessuno. No, invece mi è venuto in mente neanche Correa. No, Correa, beh, poi è uscito. Anche Di Marco. No, io metterei giù uno, perché ho visto che è entrato, Correa, ma non senza, Correa senza voto. No. Dumfries, ti dico la verità, non mi è piaciuto anche perché tu devi entrare in quel... Ti faccio un esempio, Bellanova che è entrato, non è che ha fatto chissà che, però si è impegnato, ha cercato di correre dietro l'avversario. Dumfries mi è sembrato un po' distratto sì. E ha creato
delle difficoltà. Dumfries e Correa, secondo me ci stanno a mettere giù. No, no, ma io ce ne avrei da mettere giù, perché in una partita del genere, in fase difensiva, allora, io metto. Ma io ti parlo anche di De Vrij. De Vrij, anche qua, si perde Jovic. Cioè, De Vrij ormai sull'uomo fa una grandissima fatica. Infatti, forse, quando c'è Acerbi al posto suo in mezzo, con Bastoni e Skriniar, forse è la difesa che ti dà un pochino più... Parlo di difesa, non di fase difensiva. Sì. Che sull'uomo ti dà più garanzie. De Vrij fa fatica. Però io lì... Quindi, comunque, Di Marco... Dumfries, no, ma non mi è piaciuto come è entrato. Io capisco che è dura, perché non è semplice entrare. Dumfries e Correa. Sì, Dumfries, perché accetto quello che dice già. A livello mentale. Col 5. No, sì. Correa 4 e me, 4. 4 Correa, gli altri 2 5. Va bene. No. Io ti dico, però, Filippo, bellissimi 3 punti, hai portato a casa 3 punti che sono fondamentali. Il problema è che tu nell'arco di una partita non devi fare 5 partite. Ah no, certo. Perché cavolo, l'Inter, lei parte, gioca bene perché ha tutte le qualità per farlo, va in vantaggio e si ferma. Dà la possibilità alla squadra avversaria di riprendersi. Allora, l'ha fatto 3 volte Francesco, però, stasera. Pesa su questa partita, bisogna riconoscerlo, il fatto che ha giocato in 11 contro 1 l'Inter, perché Di Marco andava espulso. Questo bisogna dire. Vabbè, l'arbitro ha detto di no. Ma sul fallo finale? Io vedevo Marcello che nicchiava su quell'intervento di Dzeko. No, ma guarda, io su questa partita c'è il timbro sia dell'arbitro che del VAR. Poi non sto discutendo il fatto che l'Inter ci ha creduto e ha vinto la partita. Questo è un altro discorso. Io valuto l'arbitraggio e quello che hanno fatto anche al VAR. Le hanno sbagliate tutte. Io addirittura sul rigore, poi magari mi sbaglierò io, premetto, forse ho visto male io, ma io da 2 riprese a terra si vede Terracciano che va prima sulla palla, che prende la palla e poi chiaramente in una scivolata va a prendere anche Lautaro. Quindi io non so se l'abbiano vista questa immagine o sono io che ho visto male. Poi hai visto male Marcello? Il Dzeko, vabbè, però se vogliamo fare Interchannel facciamo Interchannel. No, ma cosa vuol dire Interchannel? Che non l'Inter. No, cioè, facciamo così. Io ti dico la mia versione, ti dico capito, quello che ho visto. Secondo me l'Inter, a livello di gioco, chiaramente ci ha creduto fino alla fine, ha vinto la partita, punto chiuso. L'arbitraggio è stato pessimo. Da quello che diceva Solaroli, quel per me rimane sempre quel cartellino non dato a Di Marco, che comunque, se ti mandano fuori Di Marco, giochi in 10, voglio vedere. Poi l'Inter in 10, quello è un altro discorso e l'abbiamo anche sottolineato. Ma che tu dica, vabbè, che sia Interciana, credo proprio che sia l'ultima dietro, persona che ci può sono parlare. Tutti gli ci sono tutti gli errori concatenati dietro. E non ultimo, visto adesso questo che segnalava adesso Bonfanti, della trattenuta per la maglietta di Milenkovic e col gomito un po' largo che lo sposta. Quindi però, anche lì il VAR cosa fa? L'arbitro era in direzione, proprio di fronte, non lo vede. Perciò, Marcello, cioè per me l'arbitraggio è dal Marcello, sotto zero stasera, allora, così come il VAR. Sul discorso del rigore, io vorrei tornare lì, no? Rigore che non c'è stata l'espulsione, giusto? Mm-hmm. Allora, io mi chiedo... Ma se vogliamo non c'è stato neanche il giallo. Volevo arrivare lì. La mia è una domanda, Allora, noi stiamo dicendo... Chi per lui era rosso, l'altro giallo, l'altro arancione. Rigore, abbiamo detto tutti rigore. Rigore, penso. Allora, io mi chiedo, quest'arbitro, io posso capire che fa un gesto dove non va al VAR, prende una decisione solo e sbaglia. Non ti interrompo, però eravamo d'accordo tutti sì, no, ma sul rigore. Cioè, non è che stiamo dicendo una roba... Però, no, ma la mia è una domanda, un'affermazione. Okay. Allora, sto dicendo, noi siamo tutti d'accordo sul rigore, sul discorso del giallo, perché non l'ha ammonito. Qualcuno dice rosso. Allora, io mi chiedo, quest'arbitro che va al VAR, va a vedere, e non so quanti sono lui più quanti dietro il monitor, non lo so, decide di non dare neanche il giallo, giusto Francesco, come abbiamo detto? Ma io dico, ma può fare una cosa del genere? Cioè, se l'ha fatta, ci sarà un motivo? E sbaglia, quando si dice che sbaglia, non è un buon arbitro. Non è un buon arbitro? Ma allora, che domande faccia l'arbitro? Ma non è un buon arbitro, uno che fa una roba così! Ti fai la domanda e non ti dai la risposta. Nel caso specifico, non ti sto dicendo che Valeri non è un buon arbitro.
vista la carriera che ha fatto. Nel caso specifico di quell'azione lì, di quella situazione lì, non è un buon arbitro, un bravo arbitro da ma poi perciò, allora non è solo lui, perché come ti ho detto, come hai sentito prima, arbitro. Dietro il monitor ci sono altri 2/3. Non so, Francesco, quanti sono dietro il monitor? Due arbitri del VAR. Ok, allora non ce n'è uno solo, ce ne sono tre. Sono tutti e tre scarsi da buttare a casa. Ah, ok. Nel caso specifico, sì, tutti scarsi. Tutti scarsi, sì. Perché quest'anno è una generazione così di arbitri, cioè hanno messo dentro degli arbitri che sono tutti scarsi, sia in campo che fuori. Perché anche sul rigore dato all'Inter, cioè tu porca miseria, ma perché non lo vai a vedere? Ma perché non lo vai a vedere? L'hanno guardato, L'hanno guardato, ma lui perché non lo va a vedere? No, perché è talmente evidente, che è rigore. Se lui ha deciso che è rigore e dal VAR gli dicono che è rigore, è inutile che va a vedere. Punto, è talmente evidente. Ma perché che non deve andare a vedere? Perché perché Bonaventura gli va lì, gli va vicino e gli va a dire: scusami, ma vattelo a vedere. E lui gli risponde: l'ho visto io, proprio il labiale, ho visto io, non se ne parla. Esatto. Ho visto io, non se ne parla. Ma poi gli hanno detto anche dal VAR, Marcello, gli hanno detto anche dal VAR. Ma perché anch'io a vederlo a velocità normale ti dico è rigorissimo. Poi sì, me però lo vedo quando... con l'immagine presa dal basso e vedo Terracciano, Marcello, che prende con quando le mani. L'arbitro, allora... quando l'arbitro che è in campo vede che è rigore e decide che è rigore, non è sicuro, dal VAR gli comunicano: sì, guarda che hai preso la decisione giusta, non va a vederlo. Vabbè, invece quando è andato a vedere quello di Di Marco, guarda, perché gli hanno detto vieni a vedere anche te, c'è il rigore, vieni a vederlo. Lui non ha visto, è andato a vederlo. Ovviamente mi sbaglierò io ho visto un'immagine dal basso dove vedo che Terracciano va con la mano sulla palla. Poi magari mi sono sbagliato, ho le lenti che allora, non sono la sensazione fuoco, è che lui provi ad andare sulla palla, in realtà però gliela sposta Lautaro. E quindi lui sposta con l'esterno sinistro, va a toccare, alla fine lo colpisce. Va a toccare Lautaro, questa è la sensazione. Sì, che poi dopo la cosa è, cioè cos'è? Cioè il rigore, cioè, diventa difficile, un rigore netto. No, però io non ci posso credere, Becca, che tre arbitri, cioè, hanno deciso di non dar niente, dove tutti noi abbiamo detto rigore e minimo c'è giallo. Perciò, però, se tre hanno deciso ascolta, così. Ascolta, che tu ti stupisca di una roba di queste. Giacomo, perdonami, che tu ti stupisca di queste cose qui, che ne abbiamo viste a bizzeffe di cose a cui non siamo riusciti a dare una spiegazione. Cioè, non dico quasi tutti i turni c'è un caso particolare che diciamo, ma come ha fatto a non vedere che c'è il VAR, che c'è la roba, al di là dei protocolli, di tutte queste cose che hanno messo insieme per lasciare il contentino ancora, perché ragazzi, quando è nato il VAR tutti abbiamo pensato che servisse per correggere gli errori degli arbitri, in realtà c'è sempre un protocollo di mezzo per cui le cose bisogna sempre vedere in un certo modo. Ci sono stati meno gli errori da quando c'è il VAR. Sì, ma ok, ma potevano essere ancora molti di meno. Ho capito, però allora non stupire di questa zero non può essere, perché l'hanno detto tutti Gianni, lo sappiamo anche noi. Zero errori non ci sta. No, però adesso però se ce n'è anche solo il 10% di errori, quando tu hai di fronte la tecnologia e hai il fermo immagine nelle cose, diventa veramente difficile darsi una spiegazione di una scelta che non è quella che è evidente. Ecco perché per dovrebbero tutti dirci qualcosa dopo le partite. Questo non lo sappiamo. Una balla clamorosa è che col VAR gli errori sono diminuiti. Non è vero. No, diminuiti sono diminuiti. Ma se ci sono statistiche. Dico così. Ci sono assolutamente vero, Danilo, perché ci sono statistiche. Cosa sbagliatissima. Perché? Ma perché in realtà io vado a vedere le cose. Fortunatamente sono diminuiti anche di molto, perché tanti errori sono. Tutti fuori gioco, ad esempio, oggi fuori gioco. Le statistiche sono queste. No. Da quando c'è il VAR, come ha detto Gianni? Basterebbe, scusami. Il VAR è una sciagura. Danilo, quello di Di Marco era rigore? Nella storia del sì calcio, no? Quello di Di Marco era rigore? Era rigore. L'arbitro non l'ha dato. È stato corretto andare al VAR? Sì. Ho capito, ma e allora? Hai capito? Rispondimi. Comunque la mia idea è era rigore o no? Il VAR è una sciagura per ragazzi, il calcio. Ti contraddici, Danilo. Ma no, sono arrivati i geni della tecnologia e ci hanno mollato il VAR. Danilo, ti rubo solo due secondi. I protocolli, eccetera. Il sai calcio che ci sono degli episodi. Non è uno sport da tecnologia. Vai, becca, tocca a te. Poi ci devi fermare. Oh, ti devo star dietro. per la sanità tua, star dietro. No. Sto dicendo, a volte ho la fortuna di andare a San Siro che vedi a occhio nudo e non dire che devo portare gli occhiali, che ci vedo. No, devo portare gli occhiali.
cioè quello che vedi dal vivo, ci sono degli episodi che non li vedi e li vedi col VAR. Quindi il VAR farà degli errori sicuramente. Ti va bene comunque. Ma la percentuale, tante cose che ma noi sono le statistiche del cioè, non vediamo, il VAR ti aiuta a vederle. Sì, questo. Due minuti, siamo in ritardo e poi dobbiamo andare a parlare e continuiamo con questo discorso perché è un finale chiaramente che porta con sé tantissime polemiche e ne porterà anche nei prossimi giorni, tra poco. Eccoci qui allora di nuovo insieme, ultima porzione di trasmissione, siamo nel post partita di questo accesissimo Fiorentina-Inter. Tu stavi ascoltando Italiano, Gianni, ha detto qualcosa? Video della partita, la cosa incredibile che dicono che questa squadra che gioca in questa maniera abbia solo 10 punti in classifica. Questo è un obiettivo, di fatto la Fiorentina ha fatto una grande partita. Cosa ha detto Marcello? Lui ha detto che quel fallo lì è fallo evidentissimo perché, dice Nicola, cioè Milenkovic, stava prendendo anche posizione, dice c'è una spinta, c'è la maglia trattenuta, poi dice io non dico niente, cosa volete, ormai è l'ennesimo episodio contro la Fiorentina, però prendo atto, ma quello lì era fallo netto. Beh, chiaramente è un fallo netto quello lì. Cioè lì in genere il VAR interviene e segnala all'arbitro guarda che c'è stato un fallo, ma stavolta il VAR è di nuovo spento, anche stavolta. Inutile dirvi che dalle 22.45 di lunedì, appena si sarà completato questo undicesimo turno di campionato, che avrà ovviamente anche un'appendice lunedì sera, ci dedicheremo ampiamente al VAR, perché insomma già solo questo Fiorentina-Inter merita almeno una mezz'ora di discussioni come minimo, come minimo. Sono tre partite in una, che un'ora di discussione, tre partite in una, scusate, no, perché ce la siamo cavata ieri. Juve-Empoli è andata via liscia, Salernitana-Spezia credo anche, Milan-Monza oggi non ha presentato grandi questioni, è arrivato Fiorentina-Inter a creare un po' di discussione. Facile, no. Bene, hanno vinto bene, ma facile no, facile siete entrati no. In campo per mano? Sì, mano nella mano. Sì. C'è una notizia, De Ketelaer, tutta la squadra è andata sotto la curva e lui è andato direttamente nello spogliatoio. Questa non è una bella cosa. Chi è? Con De Ketelaer. Pioli che ha detto deve fare di più. Deve fare di più, però io molto contento di quello che sta facendo, dice che è un ragazzo intelligente e in continua crescita. Chi è questo? Di chi parli? Stiamo parlando di Ketelaer, questo ragazzo che hanno preso dal Bruges quest'estate. È in ritardo, dai. C'è in qualità. Cioè, Frank, ci vogliono 10 stadio speciali per analizzare. Tecnicamente è molto bravo, però ci sono dei tempi di inserimento, bisogna aspettarlo. 10 dirette stadio speciali. Allora faccio un giro di tavolo, voglio il risultato secco di Roma-Napoli, Filippo, domani. 2-2. 2-2, Becca? Vince il Napoli. Vince il Napoli, sì. Ma vince tanto, vince bene, vince di appelo? Com'è? No, lo vedo bene, cioè che si tocchino pure, però vedo bene il Napoli, quindi due gol secondo me. Due gol li fa. Gianni? No, secondo me vince la Roma. Quanto, come? No, dai, vince, chiaro, Gianni, no. Da uno che mi ha azzeccato Origi, no, terzo marcatore, Leao quarto, devi darmi il risultato. E i marcatori lì giocavo in casa, lo so, quindi, però no, beh, non c'è marcatore. La squadra quindi di Mourinho, secondo me, il Napoli l'ho già visto in difficoltà col Bologna. Attenzione, perché col Bologna in casa ha fatto fatica a vincere quella partita. Quindi abbiamo un pareggio di Filippo, vittoria del Napoli del Becca e vittoria della Roma di Gianni. Danilo, 2-1 Napoli. 2-1 Napoli, Giacomo. 3-2 Napoli. 3-2 Napoli, che partita. Due squadre aperte, Francesco. Marcello. Vince il Napoli 2-1. 2-1, quindi partite con gol, insomma, abbiamo tre pareri sul Napoli. Tu, Danilo, mi ricordo? 2-1 Napoli, 4 in 4. E domani sera, no? Domani sera sono qua e quindi ce la giochiamo, vediamo com'è andata. Ricordati, però, quello che hai detto, Gianni. Avete detto tutti quanti, tranne il pareggio, tutti quanti hanno detto che vince la Roma. Guarda che ti chiamo in diretta, siete te lo dico. 4 Napoli, un però paio. Però ti chiamo anch'io Roma. Se vince la Francesco, Roma. Francesco, ci sei domani sera? No, dovresti venire. Chiama anche lui allora. Ma chiamo anch'io. Sì, ma c'è una telefonata. Tanto si può fare adesso. Povero italiano, c'è una faccia. Giustamente, insomma, effettivamente credo. Il passivo è stato abbastanza. Aveva già raggiunto il pari, era giusto. Il pari sarebbe stato queste giustissimo. Queste sono delle botte che lasciano il segno, ragazzi. Sì, decisamente. E sono sì. Invece delle spinte che possono essere importanti. Perché è la terza vittoria di seguito, vero, per l'Inter? Se non ho errato. Terza vittoria. Quindi, insomma, 9 punti. No, vabbè, comunque. Il campionato, dici? Sì, sì, campionato. Avrà giocato anche bene a Fiorentina, per carità, però ha preso 4 gol. Certo, 4 vittorie. Beh, se l'è fatto da solo. Va bene, ragazzi, ne siamo in chiusura di questo.